è che noi abbiamo templi come questi che sono all'origine di qualunque, in un'epoca, insomma, per capirci, che è quella di Conan il Barbaro, cioè in un'epoca in cui non c'è niente, cioè c'è una cosa che è assimilabile ad un animismo, un proto-animismo che poi produce in qualche modo segni che poi vagheranno, no? Qui nascono dei segni che noi interpretiamo come celti, per esempio in alcuni casi, io ho fatto vedere tempo fa una conferenza su il senso contemporaneo religioso di tutta l'arte contemporanea, cioè non c'è artista, e mi dispiace chi non è venuto, ma magari potremmo fare dei remix, non c'è artista contemporaneo che nello spazio della laicità in realtà non produca opere d'arte sacra. Kandinsky, Miró, Picasso, Brancusi, Giacometti, quello che volete, dite un nome e io vi dico a quale religione appartiene. La Bauhaus, la Bauhaus abbiamo visto non più di qualche mese fa, sono tutti mazdeisti, cioè credono, seguono tutti Mies van der Rohe, Itten e così via, Klee, Zoroastro. Quindi essendo zoroastriani interpretano l'arte in un certo modo. Se noi percepiamo queste cose, insomma, non c'è un movimento artistico contemporaneo che non sia religioso. Per questo io dico e sostengo, guardate che bisogna stare attenti al concetto di laicità, perché è l'unico che è confuso, mentre il concetto religioso è chiaro, ma il concetto di laico non si capisce, perché non c'è nessuna azione in campo artistico che non sia religiosa. Non ce n'è neanche una. Anche quello che pensa di essere laico poi comunque fa una cosa, non so, per esempio all'Abramovic che fa performer, no? Rappresentazioni di balletti, cose. Vengono prese da danze tribali, arcaiche. Quindi, allora, noi affrontiamo, no, questi scavi, diciamo così, di Göbekli Tepe, che significa collina tondeggiante, ma forse significa anche ombelico, cioè proprio ombelico dell'universo, oppure ombelico della Terra, oppure ombelico della comunità nella quale è stata costruita, e stiamo intorno al 9600 avanti Cristo, cioè stiamo parlando di 12.000 anni fa, stiamo parlando di 5 giorni fa. E una volta che è stata studiata, è stata più o meno, si è compreso che c'è questa specie di costellazione di templi, non a caso dico costellazione di templi, nascosti sotto queste colline, li stanno ritirando pian piano fuori, e si sono resi conto che in realtà all'inizio sembravano caotici, cioè sembravano cose fatte in maniera disordinata. Questo spessissimo capita, che magari degli architetti si mettono a studiare templi antichi, ma anche templi romani, oppure a me è capitato moltissimo di parlare con la sovrintendenza in Molise, che ha affrontato tantissimi studi di scavi su templi legati alla cultura locale pre-romana, e dicevano, ma insomma non ci sono, come se non conoscessero strutture ortogonali. E all'inizio l'idea è quella di dire, ma insomma sta civiltà non è proprio capace di fare pareti dritte, e poi però invece ci si rende conto che quelle pareti sono messe in asse con qualcosa, quindi nascono messe in asse con delle cose, e quindi la logica è tutt'altra rispetto alla nostra. E quindi anche qui ci si accorge che queste non sono nient'altro, che tutto questo gruppo di templi non è nient'altro che la rappresentazione delle Pleiadi rispecchiata per terra 12.000 anni fa. Qui c'è proprio l'idea di contemplare che nasce con la costruzione del tempio. Allora, il punto fondamentale è che quell'uomo che è nato ed è rappresentato e che viene raccontato come impastato delle stelle che stanno ai quattro angoli del cielo, non è una cosa che appartiene solo alla tradizione ebraico-cristiana, appartiene profondamente alla storia dell'umanità. Non solo. No? Allora. E il problema grosso è questo. A me personalmente, io sono stato sconvolto da questa mia esperienza, io non so chi di voi l'ha fatta, perché non è che sono l'unico, non c'ho il copyright su questa cosa, ma andando a dipingere una cattedrale in Kazakistan qualche anno fa,
ho percorso un paio di volte di notte la steppa. Ora, tra una città, tra Astana, dove si arriva con l'aereo, e Karaganda, dove sono andato a dipingere, ci sono circa 700 km di distanza. In mezzo non c'è niente, c'è solo steppa, 700 km di steppa. All'andata l'abbiamo fatta di giorno, al ritorno l'abbiamo fatta di notte. Io ho chiesto se per favore potevano fermare il pulmino, e me ne sono quasi pentito perché lì non c'hanno freni, cioè, diciamo, comunque vabbè, sono cose che si muovevano, vabbè, comunque sì, insomma. Alla fine sono sceso dal pulmino e ho percorso qualche centinaio di metri nel buio e ho alzato gli occhi, mi è preso un infarto, mi sembrava che tutto l'universo mi cadesse in testa. Letteralmente, cioè, 1 miliardo di stelle che mi guardavano e non ci ho capito nulla perché io ero convinto di conoscere il cielo perché da ragazzo avevo il cannocchiale, il telescopio e mi mettevo nel giardino della villa dei miei genitori a guardare le costellazioni, soprattutto alcune che mi sembrava di conoscere di più. In mezzo a quel mare magno di stelle non sono riuscito a trovarne una perché non ne capivo, cioè, capivo nulla. Proprio non capivo nulla, ma soprattutto sono stato atterrito, mi è preso il panico. Proprio non ho resistito più di qualche minuto perché mi è preso letteralmente il panico, perché sembrava che tutto l'universo mi stesse cascando in testa. Allora, a quel punto io dico, non è che per caso sto senso della laicità a noi ci viene dal fatto che noi non vediamo più il cielo? Non è per caso che noi pensiamo di essere superuomini semplicemente perché non abbiamo visto una stella in vita nostra? Non è per caso che se spegnessimo qualche lampadina di più e ricominciassimo a rivedere le stelle, forse ci verrebbe in mente, dietro questa copertina ideologica che è la rutilante luce del mondo contemporaneo, che peraltro ci costa un sacco di soldi, tenere tutta Parigi accesa, no? Anche Roma, no? Voglio dire, anche Grotta Ferrata penso costi un sacco tenerla accesa. Allora, a un certo punto mi è nata una idea di dire, piuttosto che fare le cose, anche perché politicamente è corretto, piuttosto fare le cose che propose Rutelli, queste benedette notti bianche, dove esagerazione totale, perché non fanno le notti nere, dove si spegne tutto e una volta l'anno tutta Italia, tutto spento e vediamo il cielo? Magari, forse, stando nel Mediterraneo, avendo tanta acqua attorno, forse riusciremo a vederlo. Certo, ci avremo tutte le altre nazioni che ce lo illuminano, quindi comunque un po' di riflesso, non lo vedremo esattamente come in Kazakistan, però magari una volta l'anno si spegne tutto, così, no? Si spegne tutto e vediamo che c'è il cielo.